Ciao giovinotto, sono il professor Kukui, benvenuto ad Alola, una regione talmente particolare da avere dei Pokémon unici. Come tutte le altre regioni, wow! Ma poi, Pokémon unici, vogliamo parlarne? Metà di loro sono scopiazzamenti presi da altre generazioni. E poi abbiamo le palme. Oh, cazzo! PALMA! Alola! Dalle nostre parti, gli allenatori non sfidano i capi palestra, ma si cimentano nelle prove dei capitani. Dalle nostre parti invece si dice permesso quando si entra nelle case degli altri. Tu non sei di queste parti! Tornatene nel Pokémessico! Revolution! Allora, quale starter scegli? Quello con gli occhi da pazzo. Ciao! Fottiti. Sì! Sono Au e sarò il tuo amichetto del cuore e anche il tuo rivale. Dimmi che non hai preso di nuovo lo starter debole rispetto al mio. Ma ovvio che sì! Ma sto gioco non doveva avere delle migliorie? Presente! Ho detto migliorie! Ah, scusa. Ti prego, aiutami! Il mio nebulino è bloccato sul ponte! Sono arrivato in questo arcipelago dimenticato da Arceus da tipo 3 minuti e già mi scassate? Non la salvo la tua scorreggina! Ti prego, se lo fai un giorno potrei dartela! Acquisto interesse. Intendevo la scorreggina, porco, ho 10 anni. Perché io? Buongiorno, giovinotto. Io sono Samson Oak, il cugino del professor Oak. E a che servi? Esatto. Le prove dei capitani consistono nell'affrontare i Pokémon dominanti. E che è un Pokémon dominante? Questo. Assomiglia a quel ciuccia Diglett di Magikarp. Ben detto. Cosa? Benvenuto nella Valle Pikachu. Perché il soffocone al Pokémon più sopravvalutato di sempre non poteva mancare, no? Nella regione sono sparsi ovunque gli adesivi del dominante. E che cosa succede se raccolgo tutte le figurine dei cacciatori panini, professor Cucusettete? Dimmi. Se le incolli al tuo Pokémon diventerà più grosso. Vale pure per l'executor che ho tra le cosce? Intendi la palm? Oh no! PALMA! Buon pomeriggio, essere di questa dimensione. E voi chi sareste? Space Rangers? Argonauti? Messicani? Siamo l'Ultra Pattuglia. Veniamo dall'Ultra Megalopoli e siamo venuti nel vostro mondo tramite un ultravarco. Vi conosco da appena 3 secondi e già mi avete rotto le Ultra Ball. Studiando il vostro mondo abbiamo fatto un'incredibile scoperta. Se catturi un Pokémon diventa automaticamente tuo. Wow, e lo sapete che se vi sparate in testa morite? Ultra cacchio, ma è ultra incredibile. Già, dovreste proprio provarci. Ok, allora puoi risolvere i nostri cazzi e fermare Necrozma. Necro chi? Ah, niente di che, è un Pokémon sanguinario che ha il feticismo per la luce. Ma rivolgervi alla polizia? Forse arriverà nel terzo gioco. Ma è questo il terzo gioco? Ti prego, aiutami! Una persona veramente cattiva mi ha rubato un nebulino! Chiama la polizia! È stata mia madre! Chiama la polizia! Mia madre è una milfona ninfomane! Andiamo a salvare il pedoviola! Non potete fermarmi! Presto userò il potere di Cosmog e salverò il mondo! Ah, tutto a posto allora. Ma se lo fai, Nebulino morirà! E sti cazzi, tanto sarebbe morto di solitudine dentro la tua borsa! Rimangiatelo! Finalmente Nebulino si è evoluto nel Pokémon leggendario! Merito dei flauti del mulino bianco! Minchia, chissà in cosa ti trasformavi con le fettuccine di Antonio Banderas! Ma quindi che fai a Capodanno? Negrozma si è rifugiato nel nostro universo. Non avrà gradito la cucina locale. Allenatore, solo tu puoi fermarlo. Devi andare all'Ultra Megalopoli. Sì, ma me lo paghi tu il biglietto? Usa il nostro Solgaleo. Ci sta il controllo. Oh, un attimo. Voi avete cosa? Solgaleo. Come avete un Solgaleo? Perché non l'avete usato contro di me? O contro Negrozma? Perché ci piace prenderlo in culo, ok? What dog taxi driver? Benvenuto all'Ultra Megalopoli. Wow, sembra un posto figo. Finalmente un po' di esplorazione. Altro che quella cazzata di corridoio dell'Ultramondo. Qual è la vostra migliore attrazione? Un ascensore! Che stronzata.
È finita, Freezer! Finalmente ho realizzato la leggenda! Scusa, che? Ma perché? I nostri mondi sono salvi, tutto per merito tuo. Per ringraziarti, accetta questo dono, un'ultra creatura. Oh wow, che merda. Che ne dici di darmi Solgaleo invece? E che ne dici di succhiarmelo? Dammi sto pigmeo, va. Tutto si è finalmente risolto. Ma sono dei mostri quelli che stanno uscendo dall'ultravarco? Ora possiamo finalmente tornare a casa. Sul serio, stanno letteralmente distruggendo tutto. Ti voglio bene, mamma. Anch'io mi voglio bene. Stanno razziando e stuprando poveri innocenti. Dici che Nebulino ora è troppo grande per la mia borsa? Oh, fanculo, se non interessa a voi, figuratevi a me. Ciao Giovanni Mucciaccia, in cosa consiste la tua sfida? Devi portarmi dei petali che ti verranno donati una volta che avrei battuto di nuovo tutti i capitani. Fantasia, portami via. Oh, ma che cazzo vuoi? Sembra meglio di niente, no? Amen. Quale Pokémon dominante c'hai di mezzo? Sono una bellissima farfalla! È il momento della Lega. E finalmente si sono anche decisi a fare la via vittoria. Ah, ma tu qua stai! Che ci fai per terra in mezzo a un cratere? Sai, mi sono cadute le chiavi e le stavo cercando. Perché cazzo credi che io sia qui? Sei la cazzo di mascotte del gioco e la Game Freak non ha avuto il tempo o la fantasia per dedicarti un tuo stage personale? Oh, senti, vuoi catturarmi, sì o no? Voglio i miei soldi indietro! Finalmente ho sconfitto i Super 4. E puntualmente arriva Mister, mi faccio una lega tutta mia e mi piazzo campione perché egocentrismo over 9000. Complimenti Mario Maria Mario. Sì, mi chiamo così. Sei il primo campione di Alola. O meglio, lo sarai se batterai un altro allenatore. Sapevo che saremmo arrivati a questo punto. Dai, lottiamo. Frena, frena, non sono io il tuo avversario. Come no? Chi è? Voilà, ciao amichetto mio bello. Ma porco di un diavolo, porco! Vabbè, senti, mi lasci vincere? Col cazzo! Come, scusa? Fanculo l'amicizia! Oh, sì! Sono venuto qui per spaccarti il culo! Sì! E rosicare di brutto maledicendoti se perderò! Sì! Ah, scherzetto! Ma certo che ti lascio vincere! Sei il mio amichetto del cuore, no? Ah, tua mamma è puttana! What? PUTTANA! Finalmente ora dovrebbe arrivare la parte di gioco per il quale valeva la pena pagare 45 euro. Si spera. Noi siamo il Team Rocket! Questo non è un soffocone per i nostalgici, vero? Abbiamo preso il controllo del Festival Plaza! Ora è tutto nostro! Wow, avete preso in ostaggio una giostra! Sto cagando l'anima dal terrore, guarda! Sì, ci penso io. Hai appena eliminato delle persone come se fossero dei file? Sì. Ma tu sei Dio! Aiutami Mario Maria Mario! Degli uomini veramente cattivi mi hanno sfrattato da casa mia! Mica sono dei rom! Beh, vengono da un'altra dimensione, quindi... sì? Se ne devono tornare alla casa loro! Ma che cazzo ridi? C'ho le coliche! L'Ether Paradise ormai appartiene al Team Rainbow Rocket! Aspetta, ho sentito bene! La squadra arcobaleno! Ah, ma siete l'arcigay! Ma che dici? Non... Lilia, mi hai portato a una manifestazione per i diritti sugli omosessuali, veramente! Ma io? Tranquilla, non ti giudico. Se non la smetti con le cazzate ti ficco la borsa in testa finché non soffochi e caghi le tue viscere, ok? Facciamo il culo alla Lega del Male. Fanculo la terra! Sì. Fanculo il mare! Sì. Sinno confirmed! No. Pillola rossa o pillola blu? Sì. Se hai un po' di tempo vorrei parlarti di nostro Signore Gesù Cristo. Blasfemo! Sono Giovanni, il capo del Team Rainbow Rocket. Perché sta mimando una sega? Voglio utilizzare il potere delle ultra creature per dominare il mondo! Non mi farò battere da un mocio su un'altra volta! Ha ha ha, mi hai battuto! Cazzo ridi che hai perso! Sì, ho perso! Sei fantastico! Un giorno ci rivedremo! Ma perché in questo gioco sono solo i maschi a volermelo ciucciare?